Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, come va? Spero che state bene, che trascorrendo una splendida giornata Mi scuso ancora per la location, però chi ha già seguito il video di ieri sa che molto a breve uscirà il mio video sul nuovo studio Quindi, probabilmente in camera non ho più nulla, solo il letto um, Ma in questo video voglio andare a parlare di un argomento che è uscito in modo abbastanza... Prepotente negli ultimi video di Cade al Torino, eh, soprattutto dopo la sconfitta contro il Sassuolo, e molti di voi hanno commentato sotto il video e eh, Maiuric fa così per protesta verso Cairo. Eh, io volevo un pochino analizzare questo punto perché, secondo me, come argomento vale sia sì anche no. Nel senso è vero, c'è stata una grandissima frattura quest'estate tra il tecnico e comunque la parte tecnica della squadra, quindi bagnati, il quale ha attaccato anche Cairo, tutte queste robe qui. Però da lì a dire Juric sta facendo muro contro Cairo perché se ne vuole andare, non lo so diciamo che non è proprio il mio pensiero, ma per dei motivi insomma abbastanza delineati. Il fatto di andare contro l'obiettivo finale della squadra, pur di fare un dispetto al presidente, insomma è un qualcosa di importante, è un qualcosa che, non portando risultati, influisce anche sulla sua carriera. Quindi non penso assolutamente che Yuri ci dica io vado male, contro il Sassuolo metto tre false punte perché voglio far vedere a Cairo che quel che io avevo chiesto sul mercato poi non mi è stato dato, ma dopo tutto ci serve una punta. Che altro non serve una punta e pacifico? O meglio, non è che serve una punta in senso generale, serve una punta che faccia gol. chiunque che Pellegri, che ha un po' volte problemi fisici, ma secondo me è quello delle punte che ha più senso del gol, ma d'altronde il titolare sarebbe Sanabria tecnicamente, uno che la porta la vede molto poco quindi che nel mercato estivo si, si sia cercato Dovbik, ad esempio, nome che poi è tornato tra i commenti, è vero. è andato via Belotti, il Torino ha perso tanti gol, diciamo, prima di quest'ultimo di quest anno e mezzo e doveva sostituirlo con un altro attaccante che avesse che il gol nel sangue. Ora non c'è. E Quindi non penso che Iuri ci abbia detto contro il Sassuolo io Pellegrini e Sanabria, ma nessuno dei due mi accontenta e quindi metto apposta, volutamente, per lanciare un messaggio alla società, tre false punte. E bate bene, io non parlo ovviamente a livello assoluto, è una mia impressione è un mio ragionamento logico e poi tutto può essere eh? tutto può essere ma il mio ragionamento parte insomma si fonda sullo stesso ragionamento per il quale molti dicono e eh, vabbè ehm, questi prendono un milione di euro 5 milioni di euro ma che gliene frega di correre sul campo lo sportivo è agonista per DNA Molti si incavolano anche quando perdono a play. Quindi l'agonismo nello sportivo è di DNA, è di base, è normale che ci sia. E così non posso immaginare che veramente un giocatore che prende 2, 3, 4 milioni di euro dice: Vabbè, oggi non ci voglio, non corro. Tanto a me, che me ne frega? A a fine mese lo stipendio arriva. Non lo so messo in un concesso che vi sia anche soltanto uno che la pensa così meglio che vada non so a vendere gli stendini per i panni se ha questo istinto della competizione pari a zero trasferendo questo ragionamento a Juric che non corre in campo dubito che il suo intento sia quello di mettersi contro la società, contro Cairo, contro il mercato del, del Torino, non rendendo sul campo, schierando formazioni appositamente sbagliate, appositamente Prende questo, prendete per buono questo termine. Io faccio le polemiche mettendo giocatori inadatti a un ruolo perché io volevo la punta. Allora. È pacifico, ragazzi, è pacifico. Il mercato del Torino ha tanti buchi. Tanti. Un difensore centrale, hanno tre terzi destri, hanno due, due stelle di sinistra. Un ambidestro e l'altro di destro di piede, ma nessun mancino a sinistra. È stato preso eh, Juan Ruiz. Quando poi fondamentalmente ci voleva un calciatore in interdizione, perché il Khan non sa fare quel ruolo ancora, e secondo me difficilmente avrà le caratteristiche e svilupperà quello stile di gioco che lo potrebbe portare a giocare come centrocampista centrale 2. Non è la punta che segna. Isaac Questionamente pesatemi la battuta! Poi anche sfiga, perché si stava insendo Miranchuk ed è fuori pure Miranchuk. Però, ripeto, queste falle non sono state colmate. Ed è pacifico. Ma da qui a dire, Juric fa posta, beh, no. Secondo me non è così. Ma perché comunque ne va della carriera di Juric. Perché se Juric fa posta a fare risultati negativi per... Andare incontro. Andare allo scontro con Cairo, il prossimo Lione. Il prossimo. Boh, non lo so, Valladolid. Il prossimo Espagnol, ehm, il prossimo Wolverhampton. Cosa guardano gli Urici? Guardano che bello, che ha il bel capello, o guardano i soldi sul campo. Ecco perché secondo me mh, no. Me, se il trino va male non è perché Yurici va contro Cairo. Anche se, ripeto, eticamente, idealmente avrebbe anche Bendonde, eh? per l'amor di Dio. Però a questo punto, come risposto anche un commento, le strade sono due. O resti e accetti questo gioco caeresco o te ne vai. E rimanere per fare non sono d'accordo? No? no, quindi Oresti però accetto e te ne vai. Che poi secondo me ci sono possibilità importanti che io ci vada via a fine stagione. Potrebbe essere. Ultima cosa riguardo Iuric. Diciamo che è entrato un pochino a gamba tesa nell'intervista dove parla appunto è Vlasic qui rende perché è di livello inferiore il calcio italiano. Perché fondamentalmente tu indettamente dici Vlasic tu puoi giocare in un campionato un po' meno performante perché tu non sei a Premier League. Non lo so. Queste frasi dovrebbero essere evitate. Perché un giocatore che stai trovando... Convinzione dopo un anno un po' molto negativo, e tu ti vai a sottintendere questo messaggio. Non lo so, non lo so, sono d'accordo in generale sul fatto che il calcio italiano è sceso qualitativamente. Che molti giocatori che in Inghilterra, ad esempio, non vengono considerati qui e non tanto. Vediamo anche Tomori che comunque giocava nell'Under 23 del Chelsea. E vediamo anche lo stesso Aina che secondo, se non ricordo male anche lui veniva dall'Under 23 del Chelsea. Non vorrei proprio dire una cassoneria. In Napoli che prima di eh, prendere Simeone, prima di prendere Aspadori, cercava Broja. No scusate, non è spagnolo, Broja il Chelsea che quest'anno si è affacciato anzi l'anno scorso mi pare al Southampton se non ero si è affacciato in via squadra ma prima faceva il uh, giocava in, in Under 23, um, si sì, Under 23, si sì. insomma ecco è da vedere ovviamente per chiudere il video presto avete anche il video nuovo studio molto presto però Ecco, volevo condividere con voi questo pensiero sul discorso di Cairo. E fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Cioè, perché, fatemi capire perché voi sostenete appunto che Juric si, si, mette, si sta mettendo contro Cairo. Cioè Juric ha messo ad esempio un attacco pressoché inutile per fare. Rispetto a Cairo e per sottolineare la mancanza di attaccanti del toro nonostante la messo in panchina, cioè fatemi sapere voi, datemi una motivazione, capito? Così creiamo un pochino di dialogo. Vi mando dal bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!